Allora, mentre sto preparando il pranzo, che adesso vi faccio vedere come nostro appuntamento fisso oramai, sono andata prima di sotto a prendere della roba di quella che c'era giù, appunto, e ho scoperto che questo cioccolato qui, alla pera, cioccolato fondente con pera croccante in scaglie e cremoso ripieno al gusto pera, che io non assaggio neanche se mi pagano, ma ho scoperto che è senza glutine. E quindi direi che è proprio un'ottima cosa, soprattutto per Gabriele, ne è stato molto felice. Io invece sono felice di questo. E invece gli altri bambini saranno felici di questo. Anche io sono felice E di questo. niente, invece per pranzo qui c'è l'acqua per la pasta di Gabriele. Qui c'è l'acqua per la nostra pasta. A Gabriele la condirò con questo sugo che ho fatto con i fagioli e il tonno. Mentre invece qua ci sono le carote bollite che sì, guardate, è acceso perché oggi così ho provato ad accenderlo così per curiosità, ho detto, beh sì, proviamoci e si è acceso, quindi usiamolo finché è acceso. E per noi invece la condirò con il sugo dell'Eurospin alle olive. Niente, adesso vado a preparare il tavolo e a scaricare la lavastoviglie, così almeno mi anticipo già un pochettino per dopo. Noi butterò giù questi fusilli integrali della Maestro Biologico più queste mezze penne pasta di Gragnano IGP. Invece per Gabriele gli gnocchi di patate della Massimo Zero. E noi condiamo con i pesti, ricotta e noci e poi se è poco allungo con un po' di besciamella questa qui UHT del. Grazie. Con questa attaccatura di capelli. Leva le mani dalla bocca. Grazie. No, ti sei caduto. Grazie. Adesso chiediamo a Giorgio se ci può raccogliere il disegno che è caduto. Non buttare per terra. No, in bocca. Pensavo che stavo guardando il telefono. Auguri Pia per domani, che domani è il tuo compleanno, ne compi 18 di mese. Sì, compi 18 mesi. Adesso compi mese. Dai. Dov'è Giada? Che la prova? Chiamala un po', Giada. Vado a fare la prova. Guarda che bella sta E tu come ti chiami? Pia. Brava. Dov'è Pia? Dov'è Pia? Quando faremo la P a scuola dirò la P di Pia. Io mi ricordo che ero impaziente che venisse la mia lettera del mio nome. E dov'è la mosca? Non c'è più. È là che vola? Era là. E il cane?
Chiamala un po', cane. Cane. E gatto, gatto. Guarda, sono dall'altra parte. Guarda, è di là Oggy, guarda. Oggy. Oggy. Hai visto? Chi c'è lì? C'è? Oh? O lì? O lì? Via. Chiamala un po', Olivia. Cosa c'è là? Devo cambiare rosa. Di un po', papà. Bravissima, grazie Giada. Mamma? No, non è più. Cosa c'è lì? La luce? C'è anche la mosca. C'è la mosca? È sul lampadario, guarda. Mosca. Mamma, guarda. Adesso si vede l'altra. Ah, beh, siamo fatti. Però se la metto così, poi se la... Ah, no, va bene, si vede, guarda. Il gatto si cade santa. Oh, mi fai male. Buonasera. Mi sono andata a lavare il viso e volevo provare questa crema di stoffa, diciamo, no, non di tessuto, comunque. Questa qui di Baro Cosmetic. E volevo provarla insieme a voi. Ecco, sta già uscendo il prodotto fuori. Oh, guarda che bella. Magari se mi devo gli occhiali è meglio. Magari dovrei farla, però così non mi inizia. E intanto è la prima volta che faccio una maschera del genere. Già, cosa devo fare? Ma come che ne sai? Diceva di metterla prima su metà del viso. Tanto, guarda io. Ho paura. Oddio. Ma non vedo una H. Mi aiuteresti, minca? Cosa devo fare? Diceva di metterla prima su metà, poi di staccare e metterla sull'altra metà. Che dici che sono, cioè è piegata, no? Ma perché devi stare al contrario? Perché? Perché qua è tutta la... no, è così, ci sono i buchi degli occhi, scusa. Oddio, ma fa troppo ansia, c'è ancora più come di qua. Tu, chi sei tu? Non sei mia madre. Wow, che vita. Questo qui è il tuo nuovo costume da supero. Anche qua, secondo a te bisogna levare la cosa come ha levato lei, no? Sono già scritto lì. Tanto è che esce fuori il liquido. No, non lo dice, adesso devi aspettare 15 minuti e poi la devi... Ok, 15 minuti, Ok. Intanto che ho questa stranissima maschera sopra la faccia, volevo parlarvi di una cosa che è successa ieri sotto al video. Mi hai messo la pasta? Era le crocchette? Praticamente è successo che una persona, non so chi sia perché non ha il suo nome vero, ha detto che ha visto un TikTok di Giorgia dove lei diceva che io sono omofoba. Ovviamente quel video che ha fatto Giorgia è stato mal interpretato, perché non voleva dire assolutamente quello, e non lo dico per pararmi, perché qui siamo su YouTube e io non voglio passarci male, no, perché è la verità, non è così, cioè quella persona ha capito una cosa che non era quella. Io non sono omofoba, non ho niente contro... Ecco, decisamente. Non ho niente contro... Faccio paura. Tanto faccio paura anche senza la maschera. Non ho niente contro
gli omosessuali, assolutamente. E chi mi conosce bene, veramente di persona, sa che è la verità e che non ho niente contro di loro. Chi mi conosce su Facebook ha potuto notare che comunque io sono sempre dalla loro parte, anche per quanto riguarda le adozioni, io sono favorevole. Per quanto riguarda i matrimoni, sono stata la prima a dire che secondo me era giusto. Quindi non riesco a capire perché, cioè, mi dispiace che questa persona abbia capito così, perché non è assolutamente vero, assolutamente, cioè, veramente. E poi ancora di più che, come avrete comunque capito, questa cosa mi tocca da... ancora più da vicino, proprio personalmente in casa, quindi assolutamente non ho niente contro nessuno e ci mancherebbe, ognuno è libero di vivere la sua vita e di... cioè, senza neanche in realtà dare giustificazioni, perché non è che uno va in giro a dire ah, sai, sono eterosessuale, no. E secondo me non è giusto neanche che le persone omosessuali debbano dirlo, perché devo dirlo? Cioè, io non è che vado in giro a dire ciao, sai, sono eterosessuale. Cioè, quindi il mio pensiero è questo. E, è un argomento molto delicato che magari poi più in là possiamo anche fare un video assieme, cioè un video su questa cosa qui. E, però mi dispiace appunto che sia passato, che qualcuno abbia capito questo, perché assolutamente non è così. Comunque adesso faccio andare la maschera, che ci vanno ancora 10 minuti, non è che vi tengo 15 minuti qui a parlare. E ci vediamo quando è finito il tempo, così vi dico. Comunque questa qui è quella di Barba Cosmetic, appunto, Prestige, e con estratti di semi d'uva bio coltivata a Barolo, fitoestratto di mirtillo, ciclodestrine, acido ialuronico, ed è una maschera viso effetto lifting immediato. Infatti gli ho detto a Giorgia che probabilmente quando me la levo sarò come lei. E lei ha detto, ma va, figurati. Beh, certo, magari, quasi 40 anni, sembra ieri che ne ha fatti 18. Ci vediamo dopo. Vabbè, il tempo è passato, ora mi levo gli occhiali e leviamo la maschera. Poi c'è scritto di andare a massaggiare, perché l'ho letto prima di mettermi. Bene. Cosa vedete? Sono ringiovanita? Ho di nuovo 20 anni invece che quasi 40. Ero curiosa di provarla. Giorgia ha detto che le piacciono molto queste qui, quindi adesso poi appena le trovo gliele vorrei prendere. La pelle la senti in effetti molto più tirata e morbida, vabbè, perché è idratata, ma ve l'ho detto, la pelle è secca, devo ricominciare a prendermi un po' cura di me, a mettermi bene la crema. Visto poi che ho trovato quella là della Hydra Vegetal, che è una migliore, però anche questa maschera ha fatto secondo me quello che doveva fare. Adesso provo a guardarmi con gli occhiali. Sono sempre vecchia uguale. Però non mi piace, mi sento la pelle migliore, sì. Vabbè,
Adesso noi, se Pia non spacca tutto quanto, ma gatto! Gatto! Scendi, scendi! È discolo. Comunque adesso noi andiamo a dormire. Stasera un po' prima del solito, non mi sembra nemmeno vero. Io vi saluto, vi ringrazio se avete guardato il video fino a qui. Ringrazio tutte le persone che comunque mi hanno... Pia, no, sta prendendo i biscotti del cane. E niente, quindi vi saluto, Giorgia vi saluta, Pia vi saluta, Pia saluta lì. Oh. Eccola qui, ciao, fai ciao. Ciao, ciao. Bravo. La diamo una pulita che ha mangiato un pezzettino di cioccolato fondente. Comunque, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!